ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi siamo qua per fare cosa, Ian? Andiamo a fare un po' due colpi di approccio che sono sempre tanto utili per quello che riguarda il gioco corto per fare lo score. Vediamo un pochino il ferro a correre e vediamo il sand magari da 30 metri. Lo facciamo col body track per vedere come vanno a distribuirsi i pesi durante lo swing. Ci sono delle differenze da sapere, giusto? E sì, attraverso il body track. Parliamo di due colpi corti, no? Due colpi comunque intorno al green, 30 metri, ma delle volte anche il colpo a correre può essere di 30 metri. Però hanno in realtà a livello di peso, di movimento, dei piedi, degli appoggi, c'è una bella differenza. E attraverso il body track, quello che possiamo proprio andare a notare è che in due colpi che apparentemente a livello di peso sono simili, in realtà ci sono delle discrete differenze. Differenze che se noi conosciamo ci portano a migliorare il colpo. Andiamo a vedere. Allora, io parto col chip, yeah, giusto? Sì, aspetta che qua mi organizzo. Sì, sì, organizzati con calma, tanti i nostri amici aspettano con calma. Vai, Camino. Quando vuoi. Ok. Chip and run, palla a destra, peso fermo a sinistra, vediamo, Bene, lo salviamo sul nostro, qua si vede a specchio. Ce ne facciamo un altro che poi li andiamo un po' a esaminare. Dimmi quando ci sei. Tac, vai. Ok. Ora cosa dici? Vediamo un po' ora, anche il sand? Facciamo direttamente tu il sendino da 30 metri e poi facciamo vedere ai nostri amici il peso come è cambiato. Benissimo, okay? Benissimo. Vai. Cambio di regia. Oggi ragazzi intanto ne approfitto per ricordarvi questa giornatina al Golf Club Sant'Anna, non male, no? Primavera piena. Allora. Un attimo, che mi organizzo anch'io. Allora, siamo qua, record. Dimmi quando sei pronto. Ok, ci siamo. Ok. Yes. Facciamone ancora uno. Sì. Stammi bello centrare sul tappetino così facciamo vedere bene proprio le immagini, perché è più chiaro. Quando vuoi, bene. Ci siamo. Perfetto. Ok. Ok. Qua dici, allora, andiamo a analizzare un po'? Sì, sì, stacchi tu l'iPad, se no facciamo un disastro. Vai. Andiamo all'ombra così vi riusciamo a far vedere qualcosa di un po' più. Ok, allora. Allora. Andiamo a vederci per prima cosa il nostro ferro a correre. Tac. Ok, vediamo come in posizione di partenza. Sì. Di address, mettiamoci in posizione di address. Ok. Sì. Vediamo come il peso sia già decisamente appoggiato sulla sinistra. Esatto. Okay, quindi 75 e 25 quindi decisamente a sinistra. Si parla di un appoggio prevalentemente a sinistra. Assolutamente, no? Assolutamente. È fisso, fermo. Esatto. Vediamo come anche durante il backswing il peso, il centro di pressione, il puntino bianco, ci indica come la pressione rimanga sempre prevalentemente sulla sinistra. Esatto, meno si muove quel puntino bianco sostanzialmente sul corpo. Esattamente, meglio, no? E quindi eccolo lì, sempre a sinistra. Praticamente diciamo che se vogliamo sintetizzarlo un attimino abbiamo fatto un colpo su una gamba sola. Sì, quindi il peso viene appoggiato perché in questo modo riusciamo a favorire un angolo d'attacco un pochino più verticale colpendo la palla in modo tale che possa rotolare e volare. Si gestisce meglio il punto di contatto. Io direi che questo è proprio un ferro a correre perfetto come... Grazie. Rivediamolo un attimo, del resto il giocatore che l'ha eseguito... Sì, è ben famoso per i suoi ferri a correre perché non prende mai il green e quindi è sempre ad approcciare. Esatto. Green regulation molto bassa, ci vuole bello, per bello, forza. Bello, perfetto. Questo da manuale, questo lo salviamo, lo mettiamo in Cineteca. Ok, sì, a posto. Figurati la nostra Cineteca. Cosa corrisponde? Andiamo a vedere un po' il sand, sì. Cosa dice? Sì. Vai. Dai, vai. Tac. Vediamolo se riusciamo, eccolo lì. Vogliamo vedere più grande gli amici? Bene. Yes. Allora, questo che differenza c'è? Allora, io direi che qua tanto la partenza del peso è decisamente più centrale rispetto a quello che abbiamo visto prima. Esatto. Anche perché quello che richiediamo al colpo è decisamente una cosa completamente opposta. Cioè, là volevamo poco volo, tanto rotolo. Esatto. Qui vogliamo una percentuale di volo maggiore e una percentuale di rotolo minore. Esatto. Quindi cambiano un pochino le carte in tavola. Per cui, ruotando nel back, vedi che l'appoggio va decisamente a destra. Esatto. Quindi qua c'è trasferimento un po' del peso, giusto? Perché comunque passa le sale. E scendendo...
si porta di più a sinistra. E secondo me la cosa che poi è da vedere un pochino di più, proprio che aiuta a, diciamo, a tagliare un po' di più la palla, a imprimere più spina alla palla, è come la traccia del peso sia dall'esterno verso l'interno, esatto, cioè dalla punta verso il tallone, dalla punta del destro verso il tallone del sinistro. E questo fa sì che il bastone, diciamo, segua un pochino la stessa identica strada che ha fatto il centro di pressione e quindi dia un po' più di spina, un po' più di tagliare. La traiettoria leggermente dall'esterno verso l'interno. Okay? Sì. Io direi che abbiamo spiegato bene quelli che sono due colpi molto importanti speriamo di essere stati d'aiuto. Esatto, di avervi aiutato e a presto per i prossimi video. Ciao, ciao ragazzi, ciao!